Cipper TV CrossFit Seregno, io sono Andrea. Oggi mercoledì andiamo a lavorare su jerk, split jerk e street press. Ok, warm up, incominciamo con un warm up generale. 400 metri di corsa, 10 push up, 10 squat, una rope climbing completa con anche le gambe. Scendiamo, dopodiché 10 sit up più 10 secondi di hollow position, tenuta in hollow position. Ok, finito. Un'altra volta una rope climbing completa, sempre. Scendiamo, 10 back extension più 10 secondi di tenuta in arch position. Finito, 10 push up. Ok, prendiamo un PVC, incominciamo a lavorare col PVC per passare a un warm up leggermente più specifico. 10 pass throat in modo da cominciare a scaldare la spalla. 10 street press, sempre col PVC, 10 push press, 10 push jerk. Molto importante sul PVC, non abbiate fretta di lavorare con col PVC, ma cercate di sentire il vostro corpo. Quindi chiusura scapolare, addome chiuso, addome in tenuta, scusate, chiappe strette e cercate di spingere in alto. Niente archi intorno alla faccia, ok? Cercate di tenere una traiettoria rettilinea del bilanciere. Quindi ogni volta che incominciate una spinta, retrazione del mento, passaggio e incastro completo, spalle abbassate, niente spalle alle orecchie. Gli ultimi tre esercizi, 10 street press, 10 push press, 10 push jerk, li facciamo anche col bilanciere, così completiamo il warm up, ok? Dopodiché incominciamo, introduciamo skills. Cominciamo dallo split jerk per poi passare allo street press. Si lavora con bilanciere vuoto, quindi tecnica, ok? Finito, incominciamo a caricare per lavorare su 3x3 di jerk balance. Una volta finito il jerk balance, andiamo a lavorare su un heavy single di split jerk. L'heavy single non è il massimale, la ricerca del massimale, quindi non dovete arrivare all'esaurimento, al fallimento, scusate, ma dovete cercare di avere una singola ripetizione pesante, in modo da sentire, avere confidenza col bilanciere, ok? Finito, introduciamo il WOD, è un AMRAP da 11 minuti, doppietta, composta da 3 rope climbing legless, quindi niente gambe, solo braccia. Se riuscite cerchiamo di tenere le gambe distese, ovviamente diventa un po' complicato, questo lo lasciamo fare agli avanzati, ma proviamoci. Gli altri sono 10 pistol squat, chi non è proprio pratico dei pistol squat può incominciare con mettere dietro dei bumpers, una mad ball, un box, in modo da incominciare a scendere finché riusciamo a tenere l'equilibrio e dove la nostra mobilità ci consente di scendere. Dopodiché potremo andare a lavorarci piano piano più avanti.